un altro viadotto che crolla in Liguria. La voragine, lunga oltre 30 metri, ha inghiottito un intero tratto di ponte sull'autostrada A6 Torino-Savona, a poca distanza dal capoluogo di provincia Ligure. Da una prima verifica dei vigili del fuoco sembra che il cedimento del viadotto Madonna del Monte non abbia coinvolto macchine e persone, ma gli accertamenti continuano. Il crollo sarebbe stato provocato da una frana dovuta alla pioggia incessante. Una parte della montagna che costeggia la strada ha ceduto, investendo i pilastri del viadotto e causando il collasso della carreggiata dell'autostrada in direzione Torino. Abbiamo sentito un boato, siamo usciti e abbiamo visto il palo che era caduto. Siamo senza elettricità, ho parlato con i vigili urbani che ci hanno assicurato che entro le 24 ore la corrente sarà ripristinata. La A6 è stata chiusa anche in direzione Savona, esclusa la riapertura fino al completamento delle verifiche sulla stabilità della parte restante del viadotto. L'invito rivolto dai vertici della regione e ai cittadini del Savonese è quello di non muoversi da casa anche per agevolare gli interventi dei vigili del fuoco. Un elicottero sta sorvolando l'intera zona del comune di Altare, dove si è verificato il crollo nel timore di altri cedimenti a case o infrastrutture. La circolazione nell'entroterra è in ginocchio e ripristinare la viabilità non sarà facile. La tratta, ora impercorribile, collegava Savona con le principali città della Val Bormida e con il Piemonte.